first to move two cars from the piazza. One is the number 192 and the other one is the number 122. They are in the middle of the piazza and they should be removed as soon as possible. On a deux voitures de logique, on a voiture qui est le numéro 192 et l'autre qui est le numéro 122. Sono nella piazza della Vittoria, on a le démarré, le deux voitures, maintenant, le plus tôt possible, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Stiamo vedendo una cosa magica che non si era mai vista in Piazza Vittoria, secondo me, durante la funzionatura, cioè macchine anteguerra parcheggiate accanto a supercar di questi ultimi anni, le vedete, potete vedere, sono cioè, dal lato della piazza a favore di pubblico. State vedendo, restano grandissima curiosità, chiaramente per la prima volta a Mille Miglia abbiamo anche tutto questo gruppo di supercar che per la prima volta potranno partecipare a Mille Miglia. Infatti vedete che hanno un numero anche loro sulla fiancata, non è una rievocazione di un brand singolo, tutti i brand sono state portate per rappresentare un po' il mondo e la storia della supercar degli ultimi 30-40 anni. Adesso poi con Max parleremo magari di alcuni modelli in particolare, mentre vedete sfilare le ultime auto della Mille Miglia, diciamo quelli che teoricamente sono puntuali, ma siccome è andato tutto in anticipo c'è ancora qualche auto che deve concludere la funzione. No, infatti credo che il fatto